Ti aspettavi così tanta differenza? No, non me l'aspettavo onestamente. È vero che Leao cambia l'equilibrio per il Milan, ma chiaramente mi aspettavo un Milan diverso per una semifinale di Champions. E non è finita. Devo dire che l'Inter ha fatto molto bene, poteva addirittura fare secondo me qualcosa in più il secondo tempo, ma ha fatto un'ottima partita. È un derby ancora aperto, anche se il risultato insomma è importante, quello dell'andata. Cosa non deve fare l'Inter? Insomma, l'Inter deve giocarsi la partita, questa è la cosa fondamentale, e il Milan credo che, anzi, dovrà fare sicuramente qualcosa in più, perché ha fatto vedere insomma nel corso dell'anno e anche dello scorso insomma che ha sicuramente molta più qualità. Cosa dovrà fare invece la Juventus per superare il Siviglia, che in Europa League la squadra sempre tu stessa? Dovrà fare una partita tosta, perché il Siviglia comunque ha questo DNA in Coppa UEFA, in Europa League, tremendo, e sarà anche uno stadio molto caldo. Però insomma, quando vuoi arrivare in fondo devi fare grandi partite. La Juve deve andare lì e fare una grande partita, l'unico modo per poter vincere. Si può sognare una finale Juventus-Roma in questo senso? Beh, perché no? Penso che ce lo possiamo anche da italiani augurarcelo, no? Credo che hanno tutte e due dei ritorni difficili contro due squadre forti, però insomma il percorso è stato ottimo di entrambe, quindi speriamo bene. Non so se vuoi entrare nel merito, si parla di qualche malumore di Vlahovic, tu cosa consiglieresti a lui? Ma io proprio da consigliare facevo il difensore, non l'attaccante, quindi... Quindi eri bravo, diciamo, in quel senso. Sì. Ma diciamo che sai, attaccanti vivano per prestazioni e gol, e credo ha avuto un periodo difficile, ultimamente ha fatto anche delle buone prestazioni, dei buoni gol, adesso c'è stato un altro po' di nervosismo, sono cose che capitano, ecco, insomma l'importante è essere concentrati sulle partite dopo. Ti resti a rimanere però a Torino? Ma perché dovrebbe andare via? C'era qualche rumor, di qualche nervosismo? Onestamente non lo so, io credo che un giocatore deve essere concentrato e professionale insomma sul presente e sulla fine della stagione. Andrea, a proposito invece di difensori, forse non si sottolineano abbastanza i meriti di Francesco Acerbi, col quale avrai condiviso lo spogliatoio in nazionale, sembrava fosse arrivato per essere un rincalzo, invece adesso è un titolare inamovibile nella difesa di Milan. È vero, hai detto bene, è un ragazzo che è cresciuto molto, secondo me ha sempre avuto ottime potenziali, anche per impostare, per saper giocare, e soprattutto anche è un difensore affidabile perché è veloce, è prestante fisicamente e ha fatto molto bene, sta facendo la grandissima, secondo me meritatamente, anche perché da quando è arrivato lui, insomma, io direi che l'Inter insomma, ha fatto buone prestazioni e quindi insomma niente da dire su quello. Ed è un pupillo di Inzaghi che forse con queste prestazioni della sua squadra si starà meritando la riconferma per il prossimo anno. Beh, è anche difficile dire il contrario, insomma, io penso che l'unico neo che può essere per l'Inter è stato la distanza del campionato, però cioè, Inzaghi trofei ha vinti anche l'anno scorso, ha vinto uno quest'anno, è in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions League, insomma, onestamente lavoro vedo ottimo. Il lavoro di Allegri in una stagione molto complicata, come lo giudichi e se lo confermeresti anche l'anno prossimo? Io sai, c'è da confermare poco, però secondo me a volte si sottovaluta quello che ha dovuto affrontare lui. Ecco, si può parlare, se volete, di prestazioni, piace o non piace. Io l'ho detto anche diverse volte, non mi fa impazzire la Juventus come gioca, ma non so se qualcun altro arriverebbe a certi risultati, ma soprattutto non so chi avrebbe gestito una stagione del genere, perché comunque sia ci devi essere dentro quando ti cambia la società, quando non hai più le tue certezze ma vengono altre persone, ti prendi tutta la responsabilità di te, devi gestire una squadra che comunque sono dei ragazzi anche giovani che sono in un momento difficile, perché quando c'è anche una sentenza, quando giochi un meno 15 è difficile comunque, e quindi insomma io penso che ci è voluto uno come lui di esperienza, poi valuteranno a fine stagione. Nella ricostruzione può essere giunto l'uomo giusto? Non lo so, non se ne sente parlare, però onestamente io ancora non mi sbilancerei. Diciamo che Giunto ha fatto un lavoro eccezionale insieme al presidente De Laurentiis a Napoli, e quello che sarà il futuro ora lo vedremo. Tu quando inizi invece?
Io devo finire ancora di prendere il patentino, quindi appena me lo danno, se me lo daranno, insomma, vediamo se iniziare con dei giovincelli o con dei grandicelli, non si sa. Sai che il professore non si può non dare il patentino. Eh no, ma sono molto attenti, è a Coverciano, bisogna stare attenti. Deve fare un percorso, secondo me, perché stare nella Juventus non è semplice. Secondo me già quest'anno ha avuto un grandissimo impatto, è stato bravo a tenersi pronto perché ha avuto un periodo dove non giocava e secondo me adesso lo vediamo nei prossimi anni, che è quello che è importante, perché nelle grandi squadre starci dentro vuol dire poi essere forti.